La pasta al tonno l'avevo sempre preparata in bianco, finché in un ristorante non ho scoperto questa ricettina buonissima con i pomodorini. Io userò i pomodorini in scatola, non storcete il naso perché ci stanno davvero benissimo. Facciamo insieme questa bontà, iniziamo. E allora, per prima cosa, taglio un po' di cipolla, poi taglio l'aglio, poi sminuzzo acciughe e capperi, metto tutto insieme e mi sposto sui fornelli. E in padella metto l'olio extravergine d'oliva, aggiungo tutto quello che ho appena tagliato e faccio rosolare. A questo punto metto le olive verdi, poi aggiungo le olive di Gaeta che ho snocciolato. Stiamo un po', aggiungo un po' di peperoncino, poi metto i pomodorini in scatola con la loro salsa. Mamma mia, che profumo! Aggiungo giusto un pizzichino di sale, dopodiché copro e faccio cuocere per 10 minuti a fiamma bassa. Ora trito un po' di prezzemolo. E allora, visto che l'acqua bolle, la salo e metto a cuocere la pasta. Mentre la pasta cuoce, vi ricordo che potete trovare tutte le mie ricette sul blog carlogaiano.net. Se siete su YouTube e volete seguirmi tutti i giorni, vi basterà cliccare qui sotto sul tasto iscriviti, oppure qui su sul tasto segui se siete su Facebook. Benissimo, quando la pasta sarà al dente o anche un minuto prima della fine della cottura, la trasferiamo in padella. Eccola qui, e la facciamo insaporire bene mescolando e facendo saltare. Benissimo, a questo punto spengo la fiamma, metto il tonno, mescolo. E prima di andare ad impiattare, un filo d'olio, un po' di prezzemolo tritato, do un'ultima mescolata e vado ad impiattare. E allora guardate qua che spettacolo, vorreste sentire il profumo. Assaggio con voi. Mamma mia, io corro a mangiare. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Vi saluto e vi auguro buon appetito.